Buongiorno, benvenuti alla zuppa. Oggi ci troviamo a Firenze, in un mitico bar di Firenze, si vede Giglio Fiorentino. Quali sono i temi fondamentali sui giornali di oggi? E beh, insomma, oggi si ritorna alle consultazioni, va bene? Si rifanno le consultazioni. Mattarella gli ha fatto un po' prendere il pepe, diciamo, ai nostri politici, perché ha detto: ragazzi, se non ce la fate, ieri su tutti i giornali, i giornalisti, diciamo, del Quirinale l'hanno scritto, se non vi sbrigate a trovare il Presidente del Consiglio, noi facciamo un mandato esplorativo. L'idea era di farlo fare alla Casellati. Quindi oggi mi sembra che il tono sui giornali di Di Maio e di Salvini è diverso. Vediamo quali sono le interpretazioni principali. Verderami dice sul Corriere della Sera: Salvini si muove in modo autonomo rispetto al resto del centrodestra. Il secondo indizio che fa pensare che quello che Verderami scrive sia giusto è il titolo del giornale, perché oggi il giornale è molto duro. E cosa dice? Salvini, adesso ve lo leggo esattamente, si vende a Grillo, e quindi mi sembra di capire che il giornale riesca a non leggere con grande favore quello che sta avvenendo e a un passo da vendersi, anzi esattamente dice il giornale, da Grillo. E quindi insomma l'idea che Salvini si stia avvicinando a Grillo, o comunque direi a Di Maio, per quel governo Lega Movimento 5 Stelle è abbastanza cosa scritta nei giornali di oggi. Il vero punto è quale sarà il ruolo di Forza Italia. Alcuni retroscena dicono addirittura che darà come si chiama, un appoggio esterno a questo eventuale governo. In realtà Repubblica fa un passo ancora avanti, scusate, dice il cappuccino di prima mattina. Il passo avanti di Repubblica oggi è il seguente, e cioè che, buongiorno Francesca, dice Repubblica a tutta pagina che Di Maio avrebbe detto: beh, insomma, con Forza Italia si può parlare, col Cavaliere no, ma con Forza Italia si può parlare. Ma nel frattempo, mentre questo avviene, diciamo, nei vertici del Movimento 5 Stelle, Di Battista, come dice oggi, mi sembra, Buccini, in maniera molto intelligente sul Corriere della Sera, mentre si mette lo zaino per andare in Guatemala, secondo me più che uno zaino prende un aereo di linea pagato dalla Mondadori, cioè da Berlusconi, per il libro che sta per scrivere, e dal Fatto Quotidiano per il quale farà il reportage, perché questo è il paradosso dei paradossi, come sempre in questo paese. Beh, Di Battista che cosa dice? Che Berlusconi è il male assoluto. E Buccini dice: stai attento di parlare di male assoluto, magari in quello zaino in cui vai in Guatemala mettici i libri in cui ci raccontano degli ufficiali nazisti che ammazzavano i bambini ebrei soltanto perché erano, come dice, geneticamente degradati. Quello era il male assoluto, non Silvio Berlusconi che se ne voglia pensare. Insomma, ci vuole il Corriere della Sera, ci vogliono Buccini per ristabilire un po', come possiamo dire, l'esistenza di una ragionevolezza in questo paese. Ma certo che al Cavaliere questa battuta del Di Battista certo non piace, non aiuta a mettere insieme, diciamo, i pezzi di un governo che mi sembra molto complicato da mettere insieme. Questo per quanto riguarda la politica. Il secondo grande tema della giornata ovviamente è quello della Siria, su cui aprono tutti i giornali. Secondo me oggi l'interpretazione sulla Siria più interessante è quella che dà La Stampa, perché La Stampa è l'unico giornale oggi che mette molto in evidenza il fatto che l'Italia potrebbe non concedere le basi agli americani, per due motivi. Un motivo politico, questo lo leggiamo su tutti quanti i giornali, peraltro Salvini l'ha detto esplicitamente in tutti i retroscena di oggi e anche non retroscena, dice: ma per quale motivo dobbiamo dare le basi per una fake news? Definisce lui l'esistenza di un attacco chimico in Siria, cosa peraltro che ha molta ragionevolezza questa che dice Salvini, perché già nel passato si è pensato e si sono scritte delle cose sugli attacchi di Assad che non erano assolutamente compatibili con quello che invece la stampa, con quello che avveniva in Siria. La seconda motivo che la stampa mette in evidenza è molto semplice, cioè che per le basi di Aviano e di Sigonella occorre avere un ok, un via libera parlamentare. Qui non abbiamo il governo e non abbiamo sicuramente ancora dato un via libera parlamentare per il possibile utilizzo di quelle basi, non solo in termini logistici ma anche militari, per l'eventuale attacco in Siria che, secondo quello che lo stesso Trump ha detto, dovrebbe avvenire a ore, va bene? A ore. Quindi, ma che paragone con la SSS, tutto è relativo. Di Battista dice che Berlusconi è il male assoluto. Vabbè, insomma, adesso Antonio dice qualche cosa. Comunque, Di Battista che dica che il male assoluto è Berlusconi mi sembra una roba un po' fuori anche dal tempo. Sul Trump vi ho detto: sentite, Salvini dice fermatevi, e fa, diciamo, e dà una posizione diversa rispetto a quella del resto. Altre cose che vi segnalo sono due in particolare che oggi mi hanno divertito. I giornali oggi sono pieni di informazioni di retroscena politici del tutto inutili, perché verranno
saranno smentiti domani, sono due pezzi. Uno è della Tamaro, molto bello, su Corriere della Sera. La scrittrice dice il tramonto dell'educazione, e a differenza di Gramellini, anche se non lo cita direttamente col suo Buongiorno di ieri, la sua rubrica di ieri, lei non ce l'ha contro i produttori di iPhone, di Samsung, che non mettono filtri adatti per i bambini. Cioè, la colpa non è sempre degli altri, dice, forse cerchiamo di interrogarci sulla famiglia, quegli schiaffoni che lei direttamente ricorda di una famiglia tedesca ricca occidentale, per cui che la nonna dà e assesta la nipotina che non voleva andare, scrive la Tamaro, a un pranzo organizzato da una sua bambina collega di scuola, che in realtà, dicevano tutti i suoi amici, puzzava perché veniva dall'est ed era povera, e la nonna gli smolla uno scapaccione e dice, in questo romanzo che cita la Tamaro, e da quel momento in poi capisce che cosa vuol dire una vita normale. Ecco, adesso uno scapaccione educativo esiste ancora, una famiglia esiste ancora, la famiglia è importante nell'educazione, non, come dice Gramellini, quelle famiglie che non possono chiudere un figlio in camera senza iPad, perché sennò violerebbero la sua, diciamo, autodeterminazione privacy. Sono minchiate. E Françoise, buongiorno. Assad, stessa fine di Gaddafi, dice Martin. Questo è il vero grande cruccio, non solo di Salvini, ma di molti analisti. Uno di questi è Michele Sin, che si batte come un pazzo per cercare di mettere un po' di ragionevolezza in questa battaglia, diciamo, geopolitica. Ultimo pezzo che vi segnalo è Francesco Del Vigo, oggi sul giornale, molto interessante il suo pezzo su Zuckerberg, il capo di Facebook. Ieri ha avuto l'audizione alla Camera, i giornali raccontano il Corriere molto bene. Ieri pensava di aver fatto la vera audizione, era quella del Senato, il giorno dopo pensava di aver fatto la passeggiata di salute. In realtà ieri i deputati della Camera, acquisite le scuse al Senato, lo hanno incalzato sulla tutela della privacy alla Camera. Ma oggi molto bene scrive Del Vigo, attenzione a demonizzare però Zuckerberg, perché Facebook è stato un grande strumento di modernità. Zuckerberg si togliesse quella facciarella da santo, dice Francesco Del Vigo concludendo il suo pezzo, e però non lo si consideri un diavolo. Facebook a tutti noi ci ha dato tante cose e tante opportunità e tante connessioni e tante possibilità di visibilità, come nel caso di questa zuppa, che un tempo non c'erano. Silvia, concordo, bellissimo il pezzo Del Vigo, madonna mia, qua siamo allora in due a pensare che sia bello il pezzo di Del Vigo, dobbiamo aver sbagliato qualcosa. E nelle prossime ore riparleremo di Assad, riparleremo della guerra, cercheremo di capire che cosa succede sul sito nicolaporro.it, e poi mi raccomando, se questa zuppa vi è piaciuta, questa zuppa fiorentina, sempre di Porro, ma fiorentina, se vi è piaciuta condividetela, che è l'unico strumento per fregare Mark in questo caso, e per andare più lontani e far sentire questa voce anche a chi non segue normalmente la mia pagina. Un saluto a tutti quanti voi, ciao!